Eccoci qua, siamo ancora alla mostra dei 150 anni Sport Comense. Abbiamo ospite il nostro amico Gian Piero Iani, noto personaggio della politica comasca, ma non tutti sanno che in passato è stato anche un grande ginnasta della ginnastica comense 1872. Benvenuto. Grazie. Ebbene sì. Il mio primo amore dal 1957 e a tutto il 1972 sono stato un atleta della Comense e ho fatto ginnastica artistica. Ho fatto, prima come principiante, poi ho fatto molte gare a livello regionale e poi anche a livello nazionale. Perché una volta c'erano le gare nazionali individuali e poi c'erano anche le gare nazionali per regione. Vale a dire, ogni regione aveva la sua squadra di ginnastica e si faceva la finale nazionale per regioni. E io mi ricordo che un paio di volte, una volta a Napoli e un'altra volta forse a Firenze, abbiamo vinto il titolo italiano come regione Lombardia. Come regione. Invece risultati individuali come Comense? Individuali ho fatto il campione lombardo. Poi ho fatto la mia miglior prestazione, è il terzo posto agli assoluti, credo a Firenze o un'altra parte, non mi ricordo più, però terzo posto agli assoluti, sì. Specialità preferita? Preferiti erano gli anelli e il corpo libero. Però c'è da dire questo, che a Capretto, dove sono stato terzo nazionale, alle parallele, tutti i finalisti hanno sbagliato l'esercizio in qualche modo, no? Io sono stato l'unico che, pur avendo fatto un esercizio un po' più facile degli altri, l'ha fatto perfettamente pulito. C'è stato uno a Genova, c'era anche mio papà a vedere, è stato uno scroscio d'applausi perché era l'unico attrezzo dove abbiamo visto uno che faceva. Quindi primo nella categoria. Primo, esatto. Vi allenavate in Negretti? Sì, alla Palestra Negretti, e facevamo, tu pensa, oggi è impensabile, 4 allenamenti alla settimana. Facevamo il lunedì sera dalle 9 alle 11, dalle 21 alle 23, poi il martedì sera, il giovedì sera e il sabato sera. Di sera, quindi. E mi ricordo in particolare che invece i nostri, fra virgolette, avversari di Milano, la Propatria di Milano, loro si allenavano il venerdì sera, perché a sabato sera era un giorno che precedeva la festa, quindi andavano. Noi invece sabato sera ci allenavamo, però a sabato sera facevamo dalle 6 alle 8. Bellissimo. Invece che dalle 22. Questo è impensabile adesso. No, adesso assolutamente. Cioè, non esiste. E anche le divise erano nettamente differenti da quelle che usano adesso. Eh sì, allora... Innanzitutto la borsa della Comense è arrivata molto tempo dopo. Prima aveva la nostra borsettina ed è finito. Poi la società non ci passava la tuta, quindi la compravamo noi, quindi mio padre mi comprava la tuta, ci passava la maglietta con la stella e i pantaloni e le scarpe andavamo a prendere in Svizzera. I pantaloni tipo fuso molto tirati. Sì. No? Andavamo in Svizzera a comprarli, perché qui non c'erano. Compagni d'avventura di quell'epoca in cui siete ancora in contatto? No, i contatti per la verità li ho persi, perché sono passato tanto tempo. Qui parliamo di 50 anni fa, sì. O giù di lì. Chi era l'allenatore? L'allenatore prima era il Elso Montorfano, che era un vigile del fuoco. E un brigadiere di vigile del fuoco. Tant'è vero che quando lui non poteva venire in Comense a fare allenamenti per servizio, andavamo noi nella palestra di Vigili del Fuoco ad allenarci. Ah. Cosa assolutamente impensabile. Assolutamente. C'erano gli attrezzi. Sì. Poi c'è stato il Ostinelli Dario, che era un giovane con una canna più di me, purtroppo scomparso prematuramente per un infarto quando era in Sardegna in vacanza. Allora, mio papà è morto nel 2001 e avevano 80 anni. Il Dario, che aveva qualche anno meno, è morto sempre lui, anche lui nel 2001. Quindi in quell'anno
È mancato il papà, è mancato il Dario Stinelli, sì. Presidente? Protti. Protti, sì. Abbiamo qua il nipote di presidente Protti, sì, che si ricordava anche questi eventi, sì, uno sì, in particolare che ci ha incuriosito è la vittoria della tappa di Giochi Senza Frontiere. Lo sapevo che si è giocata a Villa Olmo, si è disputata a Villa Olmo, quindi evento che andava in televisione. Sì, sì, sì. Come mai lì? Come è successo? Ma è successo che la squadra, il Comune di Como cercava una squadra composita di varie specialità, no? E fra cui c'era l'atletica pesante, c'erano altri che giocavano a pallacanestro, altri giochi, poi cercavano anche dei ginnasti, no? Per cui, siccome c'erano giochi che impegnavano anche la parte ginnastica, allora hanno chiamato anche noi e siamo andati io, prima mia sorella, che è qui presente, e altri, e ci siamo fatti onore, perché comunque quando tu fai ginnastica hai un quid in più, no? Rispetto ad altri sport, non per sminuire gli altri, no? Però comunque allenati perché erano prove fisiche, cioè, facevamo le gare a ogni poco, facciamo 4 allenamenti alla settimana, quindi, cioè, per me fare le sbarre, come hai visto, sì, ci abbiamo visto una foto, cioè, in cui bisognava calciare un pallone, forse. Sì, andavo giù, tatac, tatac, e io invece andavo giù, era un fulmine, no? E ci dovrebbe essere qualche ripresa dove praticamente i miei avversari, sia i tedeschi che gli olandesi, rimangono sbalorditi perché non si aspettavano un fulmine così, no? Alla fine di questa discesa di sbarre dovevi buttare il pallone di queste dimensioni, buttarlo al di là di un traguardo. Erano tutti Atletico Maschi? Sì, Comaschi. Quindi abbiamo vinto la tappa di Como e anche quella di la finalissima di Verona, dove tutti i vincitori delle varie nazioni, tutte le mie squadre, andavano a fare la finale a Verona. Bellissimo. Noi abbiamo fatto il gioco della torre, mia sorella ha fatto il gioco dello scudo, dove praticamente lei viaggiava su uno scudo tenuto da 4 dei nostri, no? E dalla torre buttavano giù del sapone per farla scivolare, in modo tale che succedeva. Cioè, e i Giochi Senza Frontiere erano bellissimi, sì, anche sì, in televisione. No, bello, bello. Sì, sì. Molto aggregante, devo dire. Mai pensato di fare l'allenatore? Ma guarda, sinceramente no. Nel senso che la mia vocazione era quella di fare il ginnasta, fare l'atleta e le gare. Dopo ho cominciato a studiare, a lavorare così, e quindi ti mancava quell'energia necessaria per poterla poi andare avanti a fare allenatore. Col senno di poi magari mi sarebbe piaciuto, non dico di no, però è andata così. Altri ricordi della Comense, non solo ginnastica, non quella che conoscono tutti negli ultimi tempi? Un po' prima, cosa c'era in quel periodo in Negretti? C'era il pugilato? Beh, c'erano tutte le attività della Comense, che erano molto fiorenti, molto, molto partecipate. Noi eravamo di sotto a fare ginnastica e di sopra c'erano quelli che della scherma. Da un'altra parte, al piano della mezzata, c'era il pugilato. Ogni tanto andavamo a vedere il ring. L'atletica era un po' defilata perché loro, avendo gli spazi a disposizione, dovevano per forza andare a campo conto, diciamo così, esatto, espatriare. Mi ricordo che c'erano i turni, perché la palestra era molto frequentata, no? Noi avevamo il sabato dalle ore 18 alle ore 20, e prima si allenava la pallacanestro, no? Allora mi ricordo quel particolare in cui noi eravamo lì che aspettavamo, perché la pallacanestro era sempre in ritardo, no? Cioè, noi volevamo entrare alle 6 e loro alle 6 erano lì che giocavano, no? Per cui c'era un po' questi momenti di, diciamo, no, di tensione, no, perché scambio non è quello, però comunque un po' di... E comunque erano bei tempi. Mi ricordo che c'era il custode, che era il Barbieri, il signor Barbieri, con la moglie, che poi è morta, mentre lui era custode. Poi è subentrato lo Stefano, che era anche lui un'istituzione d'Averio, sì. E comunque, bello, cioè, erano altri tempi, cioè, io andavo giù in bicicletta per allenamento, anche d'inverno, sì. Adesso è impensabile, cioè arrivi giù freddo, con i muscoli freddi, devi scaldare, così.
porti nella casa in bicicletta, mm-hmm. e il raffreddore, la Tusco, il Calè. In trasferta, allora, come andavate in trasferta? In trasferta essenzialmente andavamo in treno, o meglio, nell'ambito lombardo, abbiamo fatto parecchie gare in Brianza, nell'ambito lombardo andavamo in macchina, mio papà, Ilario Stinelli e altri, Scotti, mentre invece nelle gare trasferte nazionali, quindi Firenze, Ancona, Pesaro, Napoli, poi anche, non mi ricordo, andavamo sempre in treno, quindi delle, le tradotte di un tempo che andavamo, cioè facevi di quelle massacrate di treno. E poi immagino la gara, belli riposati. E poi la mattina dopo devi fare la gara, ci mancherebbe. Però era così per tutti. Sì, 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 no. È stato molto bello. È stato bello anche scoprire, perché sei famoso come politico ormai di lunga data, il consiglio comunale. Addirittura famoso, magari. Ma ormai no, per la città sì, però nessuno conosceva questa storia. Sì, sì, infatti. I figli hanno fatto ginnastica anche loro, fatto sport. No, ha fatto per un po' di tempo ginnastica e dopo si è dedicato più che altro all'alpinismo, ad altre cose, quindi non ha seguito molto la mia strada, però anche lui ha fatto la sua bella attività, non agonistica, ma comunque attività nobile come l'alpinismo e altre cose. Quindi abbiamo... No, sono venuto qui perché quando ho visto 150 anni di Sport Comasco mi si è accesa la lampadina, c'ero, e quindi anch'io sono piombato. C'ero anch'io, ne ho fatto parte. Ma tu sei giovane però. Io però ho iniziato mini basket in commesse, e quindi sono 40 anni che sono in commesse anch'io. Ah, però. Quindi sì. Da atleta mini basket, non convocato neanche alle partite, ad allenatore, vincitore di scudetti e fino a presidente della nuova commesse, perché quando ho chiuso abbiamo rifondato tutto, bravo, e abbiamo ricominciato da zero. Adesso abbiamo 400 atleti. Encomiabile, ottimo. E ci proviamo. Bene, bene. Il 23 dicembre invito tutti alla festa che facciamo al Teatro Sociale. Sì. Ricorderemo anche i Giochi Senza Frontiere. Ah, ho chiesto a te che Rai se mi mandano il filmato, sì, vediamo se riusciamo a trovarlo. E vi invito tutti, perché sarà una narrazione dei 150 anni dalla data zero fino alla chiusura. Va bene, se c'è da dare un contributo per questa Teche Rai, vediamo cosa ci dice la Rai. Dai. Ben volentieri. Sì, recuperiamo, perché... è bello. Va bene.